Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a questa edizione straordinaria dell'Ecco Channel News. Ho una notizia da darvi: che è stato licenziato il direttore e, come potete vedere, ha preso il suo posto. E sono qua per presentarvi un talento della pallavolo italiana, una promessa. Ecco a voi Lucrezia Formenti. Buonasera. Ciao Lucrezia, benvenuta. Ciao Martina, grazie dell'invito. Tutto bene? Tutto a posto, grazie. E sei pronta a questo inizio di stagione? Sabato si inizia a Torino, come la vedi? Come la vedo? Diciamo che abbiamo lavorato bene in tutto questo periodo, anche nella preparazione, siamo cariche e adesso inizia il bello, non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo chiamato qua Lucrezia per presentarci una novità, la novità della stagione sportiva, ossia la nuova divisa dell'Alberto Piccolecco. Facci vedere Lucrezia questa super divisa. Pronti? Bella, questo blu, questo bianco, vediamo un retro, wow, gira, tutta, c'è anche la scritta di qua. Perfetta, bellissima. Beh Martina, direi che è il momento anche di far vedere la divisa del nostro capitano. Adesso faremo vedere la divisa del capitano e di tutte le altre ragazze. E intanto che Lucrezia è andata a cambiarsi per farci vedere la seconda maglia da libero con un colore bel lime, sempre super fashion, ma quello è la base direi. Vi facciamo vedere, come promesso, anche la maglia di tutta la squadra. Rossa, qua abbiamo un bel rosso Alberto Piccolecco qua. Benissimo, le foto di rito le abbiamo fatte e abbiamo però la vera ospite, il vero ospite della giornata, l'ex direttore Matteo Bonacina. Arriva dalla Cina con gli occhi a mandorla. No, io in realtà, come si può vedere, ero già pronto per andare a fare aperitivo, ma mi ha richiamato al lavoro e Martina, come potevo io rifiutare il tuo invito? Giustamente, bentornato a casa direi, visto che mi sento a casa come se non fossi mai andato via. Una stagione che inizia, direi che alle porte ci siamo già arrivate da un po', con quali ambizioni, quali aspettative e con quale sentiment? Sentiment è, siamo cariche a palla, non vedevamo l'ora di iniziare, infatti finalmente, speriamo che questo debutto, questo esordio sia altrettanto positivo come è stato fino adesso la stagione e niente, il cammino sarà lungo ma siamo pronte. Pronte, cariche, fateci divertire. Grazie. Una, due, in bocca al lupo. Grazie.